Era stato un tamtam sui social ad annunciarne la presenza in forze fino all'ultimo. Beppe Grillo alla fine si è palesato a Giulianova, ultimo della coda di motociclette al seguito di Alessandro Di Battista, che sta girando l'Italia con il tour Costituzione Coast to Coast per dire no al referendum di ottobre. Grillo, che aveva annunciato un passo di lato per dare spazio ai leader emergenti del direttorio, alla fine non ha resistito alla tentazione di tornare in campo e lo ha fatto dal palco della piazza del Lido di Giulianova davanti a migliaia di persone. Il fondatore del Movimento 5 Stelle non ha risparmiato stoccate al premier Matteo Renzi, ha parlato della situazione di Roma, dove governa il 5 Stelle, e ovviamente ha ribadito con forza il no alla riforma della Costituzione voluta dal governo. Voglio dire, non è dire di no solo a questo referendum, è il vostro no dentro! È il vostro no, voi dovete dire no quando vi dicono guarda puoi avere un avanzamento di carriera, magari non lo meriti, è lì che dovresti dire no, ma dovresti dire no a un aumento di stipendio, voi dovete dire no, oggi il no è la forma più bella e più gloriosa della politica, che no! È da lì che comincia la vera rivoluzione che abbiamo iniziato da noi, noi non ce la faremo da soli. A Roma siamo entrati in un circuito pazzesco, Roma è la stratificazione della merda galattica, di tutte le qualità. Sul palco, oltre a Grillo e Di Battista, è salito anche il vicepresidente della Camera dei Deputati, Di Maio, che potrebbe essere il prossimo candidato premier per i grillini, oltre ai rappresentanti 5 Stelle nel Consiglio regionale. A questo referendum costituzionale dobbiamo necessariamente votare no, perché l'obiettivo della riforma di Boschi e Renzi è quella di sopprimere la rappresentanza politica, cancellare la sovranità popolare e aumentare a dismisura il potere governativo rispetto agli altri due poteri. E questa mattina gli attivisti del 5 Stelle si sono ritrovati a Francavilla per un sit-in contro la riforma e la petrolizzazione della costa. E noi siamo qui a manifestare per far capire che siamo forse, anzi lo dico con certezza, l'unica forza politica in Italia che combatte proprio a tutela e a difesa del mare.